Ciao a tutti ragazzi, io sono Grace e questo è il mio canale Lady Creepy. Benvenuti se siete nuovi oppure bentornati. In questo nuovo episodio della rubrica di marzo, in cui tratteremo tutti i casi italiani, andrò a raccontarvi un caso che mi avete richiesto veramente in tantissimi, sia su Instagram, dove avevo comunque chiesto di consigliarmi casi per questa rubrica, sia sul video richieste proprio che vi avevo fatto. Ed è il caso di Loris Stival e Veronica Panarello. In questo video non sarò da sola però a raccontarvi questa tristissima storia, perché con me, come avrete visto dalla copertina, ci sarà anche Ilaria del canale The Crime, la scena del crimine, e approfitto per invitarvi ad iscrivervi al suo canale. Non perdiamoci in chiacchiere, direi di partire immediatamente con la nostra storia di oggi. Ci troviamo a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, Sicilia, ed è qui che abita una famiglia formata da quattro persone. Abbiamo papà Davide Andrea Stival, che ha 28 anni e purtroppo per lavoro fa il camionista, si trova spesso ad essere lontano da casa. Abbiamo poi mamma Veronica Panarello, di 25 anni, che fa la casalinga e accudisce i loro due figli, ovvero Loris Stival di 8 anni e il piccolo Diego, che all'epoca dei fatti ne aveva 3. È il 29 novembre del 2014, però, quando la vita della famiglia Stival cambia per sempre. Sono da poco passate le 13, appunto di quel 29 novembre del 2014, quando alla centrale di polizia di Ragusa arriva una chiamata. Questa chiamata è fatta da parte di una delle maestre che lavorano presso la scuola di Santa Croce Camerina. E questa maestra segnalava loro la scomparsa di un bambino di 8 anni di nome Loris Stival. Ebbene, quella mattina Loris non era entrato a scuola, ma le maestre non si sono preoccupate più di quel tanto. Alla fine era novembre, faceva freddo ed era molto facile che il bambino si fosse ammalato e quindi fosse proprio a casa da scuola. Solamente attorno alle 13, quando tutti i bambini erano già usciti, le maestre iniziarono a preoccuparsi perché vedevano che fuori da scuola c'era Veronica Panarello, la madre del bambino, che lo stava cercando. Solo in quel momento capiscono realmente che qualcosa non quadra, qualcosa non va. Ascoltata la spiegazione della maestra, Antonio Ciavola, che all'epoca era capo della squadra mobile e oggi vicequestore, si mette immediatamente in azione con la sua squadra, raggiunge il luogo, ovvero la scuola di Santa Croce Camerina, ed inizia ad ascoltare tutti i presenti. Nel mentre, alcuni agenti e dei volontari avevano formato delle squadre di ricerca proprio per cercare il piccolo Loris. La speranza di tutti è che il bambino si fosse magari allontanato da solo e che poi di conseguenza si fosse perso. Quindi speravano di ritrovarlo nella zona in poco tempo. Comunque, in supporto alla squadra di Ragusa si unì anche quella di Comiso, proprio per aiutare nelle ricerche. Le ore di quel maledetto 29 novembre del 2014 passano in fretta ed è ormai arrivata quasi ora di cena ed il buio stava calando. Ed era impensabile che un bambino di 8 anni potesse rimanere fuori da solo e al buio. Infatti, la tensione e la preoccupazione erano veramente salite ai massimi livelli. Dovevano assolutamente trovare Loris. Intanto la comunità di Santa Croce Camerina si stringeva attorno a mamma Veronica e anche a papà Davide, anche se in quel momento non era a casa, si trovava lontano sul suo camion e attendeva con ansia notizie di suo figlio. Era anche arrabbiato perché, essendo lontano da casa, lui non poteva essere con la sua famiglia, non poteva cercare suo figlio Loris. Si sentiva impotente. È ormai sera quando un pensionato cacciatore di nome Orazio Fidone, mentre percorreva la strada di campagna incontrata a Molino Vecchio, a fianco ad un canalone, fa una atroce scoperta. Perché all'interno proprio di quel canalone vi era un corpicino di un bambino. Purtroppo quel bambino era Loris. Ovviamente la questura viene immediatamente avvertita della triste scoperta, del triste ritrovamento, e men che non si dica, il luogo che dista circa 4 km dal paese viene invaso, se possiamo dire così, da agenti che si preoccupano di delimitare la zona
in attesa dell'arrivo della scientifica e di Marco Rota, PM dell'inchiesta. L'uomo dirà poi in seguito di essere rimasto frastornato da ciò che i suoi occhi avevano visto. Un bambino senza vita sul fondo di un canalone pluviale. Loris è stato rinvenuto semirannicchiato su un fianco, con i pantaloni abbassati senza slip, con una magliettina e sopra un cappottino blu. Però mancava una cosa, mancava il suo zaino di scuola. Sul volto il bambino ha delle scoriazioni, le ha anche sul collo, sulle braccia, sul resto del corpicino. Inizialmente si pensava potessero derivare dalla caduta nel canalone, ma dopo i primi rilievi medico-legali effettuati proprio sul posto, l'ipotesi che si faceva più ampia non era quella dell'incidente, ma di un probabile e possibile omicidio. La scientifica sul luogo lavora fino a tarda notte. Vengono effettuati rilievi, raccolte prove, scattate fotografie. Verrà poi inizialmente anche indagato colui che aveva trovato il corpicino, ovvero il cacciatore, Orazio, a cui difatti verrà sequestrata l'auto e anche i suoi vestiti. Ma dopo gli esami effettuati su di essi e dopo aver controllato il suo alibi, lo scartarono, venne escluso e... perché effettivamente lui non c'entrava niente, lo aveva, ahimè, purtroppo, solamente ritrovato. Ma comunque era doveroso, ragazzi, indagare anche su di lui, anche se poi comunque risultò estraneo ai fatti. Ma era doveroso farlo. In tutto ciò, il padre di Loris era venuto a conoscenza che suo figlio non c'era più, tramite un post su Facebook di un suo contatto, di una sua amica, in cui c'era scritto: ciao piccolo Loris, riposa in pace. Cioè, io non oso immaginare come sia, come si sia sentito Davide leggendo quel post. Perché ragazzi, tutti sapevano quello che era accaduto a Loris in quel momento. Tutti tranne suo padre. Perché nessuno lo aveva avvisato. Tutta Italia rimase frastornata da questo ritrovamento, da questo caso. Gli abitanti di Santa Croce Camerina erano spaventati. Avevano il terrore che un mostro si potesse aggirare per le strade del loro paese. Ora ragazzi, una parte della storia ve la racconta Ilaria, quindi passo la palla a lei. Ringrazio Grace per avermi dato questo spazio sul suo canale. Il giorno seguente al tragico ritrovamento iniziarono le indagini vere e proprie. C'era da capire se Loris avesse subito violenza, se avesse addosso del DNA non suo e nel caso scoprire di chi fosse. Si aprì quindi un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona e omicidio volontario. In paese giravano voci sui primi sospetti. Le persone sospettavano di Orazio, il cacciatore che aveva trovato Loris, ma come detto poc'anzi, fu indagato e poi escluso perché estraneo ai fatti. Ma i sospetti dei cittadini caddero anche su un'altra persona, ovvero la madre Veronica Panarello. La donna non aveva una gran reputazione. Si diceva infatti che intrattenesse svariate relazioni extraconiugali e addirittura si vociferava che i bambini non fossero figli di Davide. Queste erano tutte calunnie, anche perché i bambini sono l'esatta fotocopia del padre. Ma si sa, si farebbe di tutto a volte per far notizia, sì, perché anche i media ci hanno messo del loro. Gli inquirenti accompagnarono Veronica e Davide al canalone per mostrare loro il luogo del ritrovamento. Veronica era magrissima, infatti non mangiava ed erano costrette a farle delle flebo ed era tenuta in piedi da due agenti. La donna era scioccata e disperata, e anche il papà Davide non era da meno. Come detto prima, parte della comunità si era stretta attorno ai genitori, e con loro anche due maestre di Loris, e proprio mentre erano a casa Stival, Veronica si rivolse a loro e disse: «Ho trovato le fascette da elettricista che Loris mi aveva fatto comprare per il vostro esperimento di scienze». Le due insegnanti rimasero basite.
Quali fascette? Quale esperimento di scienze? Loro non sapevano nulla e quindi ovviamente riferirono la cosa agli inquirenti e consegnarono loro quelle fascette, chiarendo però che non avevano mai fatto una tale richiesta ai loro alunni. Gli inquirenti comunque ritennero molto importante questa cosa, proprio perché dall'esame autoptico emerse proprio che la causa del decesso era per strangolamento con un cordino, oppure un cavo, oppure delle fascette. E guarda caso, queste ultime si trovavano proprio a casa degli Stival. Veronica venne chiamata in questura per essere ascoltata riguardo le prime ore della scomparsa. Alla fine era stata proprio lei a vedere per l'ultima volta il figlio in vita. La donna raccontò agli inquirenti che verso le 8:40 aveva lasciato Loris presso la scuola, aveva poi portato il figlio più piccolo in ludoteca ed in seguito era tornata a casa per svolgere le faccende domestiche, per poi raggiungere il castello di Donna Fugata, dove aveva partecipato a un corso di cucina. Terminato il corso, Veronica si recò alla scuola per attendere l'uscita di Loris. Erano circa le 12:25 ed è lì che scoprì che suo figlio a scuola non c'era mai entrato. La donna spiegò agli inquirenti le strade che aveva percorso in auto per fare quegli spostamenti e a questo punto le forze dell'ordine reperirono i filmati di tutte le videocamere presenti nella zona, ma purtroppo si resero conto che quelle vicino alla scuola erano fuori uso. Controllando però i filmati delle altre videocamere, scoprirono una cosa che fece venire alcuni dubbi agli inquirenti proprio verso la Panarello. Si scoprì che il percorso fatto in auto dalla donna non era affatto quello da lei descritto e messo a verbale. Inoltre si scoprì che quella mattina Veronica non si era mai diretta verso la scuola. Ma la domanda che sorge immediatamente è: perché? Perché la Panarello ha mentito? Si era solo confusa o stava nascondendo qualcosa? A quel punto gli inquirenti decisero di mettere Veronica alla prova. La convocarono in questura e senza dirle ciò che avevano scoperto, le dissero di aver bisogno di ripercorrere il tragitto di quel giorno insieme a lei, per poterlo filmare. E ciò accade senza che la donna sospetti di nulla. Infatti è talmente ignara e sicura di sé che fa percorrere agli agenti la strada che aveva fatto mettere a verbale e lì gli inquirenti ebbero la conferma che stavano aspettando, ovvero che Veronica Panarello aveva volutamente mentito dichiarando il falso. Stava nascondendo qualcosa e quello era il punto da cui partire per indagare su di lei. Ad una settimana dalla morte di Loris, Veronica entrò in procura come persona informata sui fatti. Per uscirne come unica indagata in stato di fermo, e l'8 dicembre del 2014 entrò nel carcere di Agrigento. La notizia dell'arresto della donna esplose ovunque, sui giornali, sui notiziari, insomma ovunque. Si parlava solo del suo arresto. Lei ovviamente negò tutto al magistrato dicendo: «Ma come potete pensare che sia stata io a uccidere mio figlio?» In tutto ciò non dobbiamo dimenticarci di Davide, un uomo distrutto, che aveva appena perso un figlio e ora aveva pure la moglie in carcere, accusata di aver messo fine alla vita del loro figlio. Inoltre aveva il piccolo Diego che aveva bisogno di lui. A questo punto gli inquirenti fecero un'ulteriore scoperta, grazie alle videocamere di sorveglianza di un negozio che puntavano proprio sull'ingresso di casa Stival. Dai filmati si poteva vedere l'uscita di tre persone dal portone d'ingresso. Veronica con il piccolo Diego e dietro Loris. Si avviarono verso la polo nera della donna ed erano circa le 8:30. Subito dopo però si notò che Loris rientrò in casa, mentre Veronica con il piccolo partì con la sua polo nera. Questo significava che non solo la donna non aveva mai portato a scuola Loris, ma che il bambino non era nemmeno entrato in auto. Purtroppo quei filmati dimostrarono anche che quelle erano le ultime immagini di Loris in vita. Sempre grazie a quei filmati si vide che alle 8:47 Veronica tornò a casa e fece una cosa che non aveva mai fatto, ovvero parcheggiare la sua auto nel garage. Lei non parcheggiava mai dietro, perché quel giorno sì. Inoltre davanti a casa, dove era solita parcheggiare, c'erano dei posti di auto liberi. Lei giustificherà la cosa dicendo che doveva caricare in auto la sdraietta del piccolo. Ovviamente questa cosa non convincerà nessuno. Alle 9:23 si vedrà poi l'Apollo nero della donna uscire dal garage e in auto Veronica è sola.
Dov'è Loris? Nella mente degli inquirenti si delineava un filo logico di come potevano essere andati i fatti in quel momento della giornata. Secondo gli inquirenti, infatti, Veronica avrebbe parcheggiato all'interno di proposito, perché aveva premeditato di porre fine alla vita di Loris, per poi caricare il corpo nel bagagliaio, uscire e portarlo al canalone. A confermare ciò c'erano i filmati di una telecamera che inquadravano la Polo alle 9:25, due minuti dopo essere uscita, svoltare sulla via che porta proprio verso la zona del canalone, ed è anche grazie a tutto ciò che convalidarono l'arresto della Panarello. Io ringrazio ancora una volta Grace per avermi dato uno spazio sul suo canale e vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille Ila, ora continuo io. Era il 18 dicembre quando si svolsero i funerali del piccolo Loris. Tutta Santa Croce Camerina e non solo erano presenti per dare supporto e stringersi attorno al povero Davide, al papà. Erano lì anche per dare l'ultimo saluto e l'ultimo abbraccio al piccolo Loris. Nella mente di tutti c'erano diverse domande. Perché era accaduto tutto ciò? Com'era possibile che fosse successa una cosa tanto brutta? E soprattutto, perché Veronica lo aveva fatto? Diciamo che a mettere il carico d'accento sulla posizione già traballante di Veronica ci si mise anche la sua stessa famiglia, con la quale la ragazza, la donna, non aveva rapporti, o comunque i rapporti non erano molto buoni da diverso tempo. La madre e la sorella della Panarello la descrivono con queste parole: cattiva, violenta, irruenta, litigiosa, con manie di persecuzione avute fin da bambina. Queste, a detta loro, portarono Veronica a dover seguire un percorso in psicoterapia, senza contare i 3 tentati suicidi fatti dalla ragazza. Insomma, descrivono un quadro generale alquanto critico e instabile. Ma c'è un ma. Arriva in un secondo momento la testimonianza di una vigilessa che disse agli inquirenti di aver visto Veronica Panarello assieme a Loris quella mattina proprio davanti alla scuola. Lei era convinta di ciò. Difatti diceva: è impossibile che fosse stata lei, perché li ho visti io. Ma in me poi si rivelò una testimonianza sbagliata, perché la donna, la vigilessa, si era confusa con i giorni. Ragazzi, io vi chiedo però di non attaccarla, perché ahimè succede, cioè può capitare di confondersi e di essere convinti magari che una cosa sia successa un tot giorno, invece era il giorno prima, il giorno dopo. Capita a tutti. È il 2015, esattamente il 6 gennaio, quando Davide Stival va nel carcere di Agrigento per un incontro con Veronica Panarello, sua moglie. Lei guarda il marito, lei piange, disperata, dice: io non ho fatto nulla, io non ne so nulla, io non c'entro niente. Gli inquirenti mi vogliono incastrare. Queste cose si ripeteranno poi per diversi colloqui. E così arriva l'agosto del 2015. Gli inquirenti decidono di giocare una sorta di asso nella manica, quindi prendono Veronica e la scortano verso il cimitero dove era sepolto Loris. La lasciarono poco tempo da sola davanti alla tomba del figlio, dove però avevano nascosto dei microfoni. Così facendo loro pensavano che lei sarebbe crollata, ma invece no. Ciò che registrarono li lasciò un po' basiti, perché Veronica Panarello davanti alla tomba del figlio disse questa frase: bambino mio, mamma ti giura che troverà chi ti ha fatto del male. Come vi dicevo, gli inquirenti ci sono rimasti di M praticamente. Solo dopo aver fatto questa visita al cimitero, passò qualche giorno, la donna ammise di non avere mai portato Loris a scuola, di averlo lasciato a casa. Ma disse anche che quei ricordi le erano tornati alla mente solamente dopo aver fatto visita alla tomba del figlio. Non disse però di essere stata lei, non disse di essere la colpevole, quello no. A quel punto il capo della mobile Ciavola
propose a Veronica di fare il ritorno a casa sua, così magari sarebbe accaduta la stessa cosa accaduta alla tomba di Loris. Le sarebbero tornati dei ricordi alla mente. E così fu. Pare proprio che questa cosa funzionò. Credo che tutti ricorderete le immagini che state per vedere. La ricostruzione fatta in quel momento è questa. Veronica stava facendo la lavatrice, aveva la radio accesa, quando a un certo punto sente degli strani versi provenire dalla stanzetta di Loris. Va a controllare e trova il figlio che non respira con una fascetta al collo con la quale stava giocando, dirà lei. Nel tentativo di toglierla, ha tirato a lei ancora di più, stringendola. A quel punto prende una forbice e la taglia, ma ormai è troppo tardi. Loris era già senza vita. Presa dal panico e in shock, Veronica carica Loris sull'auto e lo porta al canalone. Una parentesi sulla questione forbice pare essere vera, perché durante l'autopsia effettivamente è stato rinvenuto un segno di una forbice, praticamente che era come se andasse a scavare, ed effettivamente parrebbe proprio combaciare con ciò che ha detto Veronica, ovvero che ha tagliato la fascetta. Ed inoltre ci sarebbero anche delle unghiate proprio in quel punto, proprio che confermerebbero anche queste l'ipotesi, o meglio la verità di Veronica, ovvero che stava comunque tentando di tirare via la fascetta. Però noi non sappiamo se per nasconderla oppure per effettivamente liberare suo figlio. Pare quindi un incidente, aggravato però dal fatto che la donna non ha chiamato i soccorsi, ma ha deciso di nascondere e liberarsi del corpo. Qualche mese dopo però Veronica cambia versione ed accusa, punta il dito verso suo suocero Andrea. Dice che è stato lui a mettere fine alla vita di Loris, poiché il bambino era venuto a scoprire la relazione che c'era tra lei e il suocero e voleva dire tutto a suo papà, Davide. E quindi l'uomo, il suocero, per farlo tacere, ha messo fine alla vita di Loris e lei avrebbe solamente aiutato a disfarsi del corpo. Ovviamente il loro lavoro è questo, quindi gli inquirenti indagano anche su di lui, ma non esce nessun riscontro, neanche una minima prova che c'entri qualcosa. Difatti verrà poi escluso, ovviamente. Difatti, secondo i magistrati, questa era una mossa di Veronica per tentare di levarsi d'addosso la colpa di quel crimine. Arriviamo al dicembre 2015, quando la difesa, i legali di Veronica, chiedono per lei il processo con rito abbreviato, però chiedono anche una perizia psichiatrica. Questa dura un mese e durante uno di questi incontri delle perizie psichiatriche accade qualcosa di strano. Davanti al PM Rota e a due periti, Veronica chiede che venga messa una canzone, la canzone Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. La canta, sale sulla sedia, fa finta, si immedesima nelle parole della canzone, che credo che conosciate tutti. La canzone parla comunque di persone con dei problemi. È una canzone secondo me stupenda, tra l'altro. Ma questa era una tattica? Veronica si stava fingendo matta per caso? Fatto sta che i risultati di questa perizia psichiatrica arrivarono. Il risultato fu che la donna aveva sì dei tratti di personalità non armonica, ma che comunque era in grado di intendere e di volere. A questo punto per lei vengono chiesti 30 anni di carcere, richiesta che viene accettata. L'accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Durante il ricorso, durante il processo, Veronica continuerà a puntare il dito contro il suocero, arrivando addirittura a minacciarlo, dicendo che gli avrebbe tolto la vita con le sue stesse mani. Tutto ciò è accaduto in aula, davanti a tantissimi testimoni, davanti all'accusa, davanti alla difesa, davanti al GIP, davanti a tutti. In seguito Veronica verrà spostata dal carcere di Agrigento a quello di Torino, dove come percorso riabilitativo svolge dei lavori socialmente utili. Dovete sapere che alla sua pena vengono poi aggiunti 2 anni
per aver minacciato e calunniato il suocero. Nel 2018 esce un libro scritto da papà Davide Stivali, il papà di Loris, intitolato In nome di Loris, la verità per i miei figli. E con questo, ragazzi, termina il racconto di oggi. È stato uno dei casi più complicati per me, perché mi ha sempre colpito tantissimo ed ho sempre rimandato, perché ammetto che non è la prima volta che mi chiedevate questo caso. Ho sempre rimandato perché davvero non era semplice portarlo per me emotivamente, perché ne sono rimasta colpita sin da subito, sin da quando è iniziato. E quindi io ringrazio ancora Ilaria per avermi accompagnato in questa storia. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al suo canale. Vi invito, se vi va, ad iscrivervi anche al mio, ad attivare la campanellina. Io vi chiedo ovviamente cosa ne pensate, vi chiedo di scrivermelo qua sotto nei commenti. Vi ringrazio infinitamente se siete arrivati a questo punto del video, cioè alla fine. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo sabato 25 con un nuovo episodio. Ciao!